Ciao, sono Sara Tesini di Midas Eco Biocosmesi. Oggi vi voglio parlare di come trattare o come prendersi cura di una pelle normale e mista. Quali prodotti usare e nello specifico che crema vi consiglio. Allora, se partiamo dalla pulizia e dalla cura quotidiana, ovviamente lo scrub è indispensabile su tutto il corpo, ma anche sul viso. Tra l'altro, il nostro scrub lo potete usare veramente anche su tutto il corpo, ma anche sul viso perché è molto molto delicato, cioè la texture, i granulini che ci sono all'interno sono talmente sottili che non irritano la pelle. Il nostro scrub è un esfoliante purificante e lascia la pelle molto nutrita, liscia e idratata. Cosa contiene? Contiene il miele, il burro di karité, il burro di cacao, l'olio di ricino, poi abbiamo la cera d'api e la vitamina E. Quindi è un prodotto completamente vegetale ed è meraviglioso perché lascia veramente la pelle morbidissima, molto setosa. Per la pulizia poi periodica, io consiglio per una pelle normale mista una pulizia con la maschera ogni 15 giorni. E la nostra maschera viso all'argilla è in tubo da 50 ml con sistema airless, quindi voi dosate e fate un velo sul viso. C'è scritto comunque tutto sul flacone per come usarla. Lo lasciate in posa 10 minuti e poi ovviamente va sciacquata con acqua calda oppure con latte e tonico. Io consiglio di sciacquare con acqua calda così togliamo bene, ecco, ogni residuo di maschera. Potrebbe dare rossore, quindi io vi consiglio di farla la sera perché così se dà rossore poi applichiamo sul viso la crema a viso e nel giro di 20 minuti, 30 minuti, un'ora massima, la pelle torna col suo colorito normale. Perché potrebbe dare rossore? Perché la nostra maschera all'argilla, oltre all'argilla bianca, contiene anche l'arnica, l'olio di argan, il timo, l'olio di vinaccioli e la cera d'api. Quindi andiamo a pulire bene in profondità. Se dà rossore vuol dire che la pelle sta agendo, quindi che stiamo buttando fuori le tossine e si sta pulendo bene. Quindi non ci dobbiamo assolutamente spaventare. Poi per la pulizia quotidiana, se ci trucchiamo, proprio obbligatorio usare latte detergente e tonico per togliere i residui del trucco alla sera, quindi latte detergente e tonico come pulizia quotidiana. Se non ci trucchiamo, pulire comunque la pelle del viso con latte tonico perché l'ambiente esterno, l'aria purtroppo non è più pulita come una volta, quindi le polveri sottili, ecco, l'inquinamento si deposita anche sulla nostra pelle. Quindi se voi fate una prova alla sera, passate un bottofrutto di cotone sul viso, vedrete che il bottofrutto di cotone è ingrigito perché proprio la nostra pelle è opaca perché comunque assorbe quello che c'è nell'aria. Quindi è veramente indispensabile pulire la pelle con latte tonico e applicare la crema. La crema per una pelle normale, questa nostra crema viso Tè Verde Vite per pelli normali e miste è eccezionale perché è molto molto delicata, leggerissima, quindi anche d'estate l'applicate e non occlude, cioè lascia respirare la pelle, è molto leggera, ha una texture meravigliosa e contiene l'estratto di tè verde, l'olio di vinaccioli, l'olivello spinoso, il burro di karité, l'olio di mandorle dolci, l'olio di avogado, il burro di capuaco, l'olio di linantes e la cera d'api. È una crema molto molto buona che agisce anche come schiarente per le macchie, perché proprio questa formulazione, queste piante, vanno proprio a riequilibrare, a pulire e a rendere la pelle molto luminosa. Quindi se abbiamo delle macchie sulla pelle, e già da sola possiamo applicarla e vedrete che la pelle migliorerà notevolmente. Sulla macchia specifica mettiamo un po' di crema con una goccia di olio essenziale di arancio e andiamo proprio a agire, a fare appunto sulla macchia e vedrete che nel giro di 2-3 mesi la macchia si attenuerà e andrà proprio pian piano a dilatarsi e a scomparire. Poi, beh, ovviamente le 50 ml sistema airless da applicare la nostra crema mattina e sera. In abbinato con la crema viso Tè Verde Vite applichiamo sempre nella zona contorno occhi un prodotto specifico, quindi la nostra crema contorno occhi da 30 ml che va applicata mattina e sera con movimento rotatorio, ovviamente solamente nella zona contorno occhi. Quindi noi dosiamo sempre, ecco,
e picchiettiamo, ok, il movimento rotatorio perché va fatto assorbire così, non va tirato perché possiamo, se abbiamo una pelle delicata si potrebbe arrossare. Comunque il contorno occhi agisce sulle rughe d'espressione e se abbiamo problemi appunto di ritenzione idrica, l'arnica che contiene all'interno del nostro contorno occhi va proprio a sgonfiare le borse e quindi andiamo proprio a lavorare per aprire l'occhio e per dare una sensazione proprio di freschezza e di elasticità. Il nostro contorno occhi, oltre all'arnica, contiene l'olio di argan, la vitamina E e l'olio di mandorle dolci. Con questo è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!